Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra prima pagina. Benvenuti e diamo il nostro benvenuto caloroso questa sera nei nostri studi al presidente dei Lions dell'Isola d'Ischia, Francesco Gallitelli. Buonasera Francesco, Buonasera. ben arrivato, ben ritrovato dalle nostre parti. Ci siamo visti finora soltanto in occasioni fugaci, ecco, tra interviste per iniziative che avete realizzato in questa tua presidenza di quest'anno. Però adesso abbiamo pensato bene di focalizzare un attimo l'attenzione. Molte volte, ecco, si parla di Lions, si parla di Si parla di tante associazioni, però ecco, gli amici da casa probabilmente non hanno ben presente di che cosa parliamo. Allora, prima di incominciare ad addentrarci sulle iniziative lodevoli che state portando avanti, stai portando avanti con la tua presidenza, diciamo un po' brevemente chi sono i Lions? Grazie, sì. Allora, Lions International è un'associazione di clubs nata nel 1917 a Chicago per iniziativa di imprenditori locali. L'idea era quella di mettersi assieme delle eccellenze per poter donarsi agli altri, per poter fare del bene alla comunità. Questa idea si è sviluppata in maniera esponenziale. E oggi il Club International conta, siamo la più grande organizzazione umanitaria al mondo, almeno come numero naturalmente, contiamo quasi 1,5 milioni di soci per circa 50.000 clubs sparsi in tutto il mondo. E a Ischia fu, tra l'altro, Ischia è stato uno dei primi club fondati nel sud Italia, nel 1958, quindi siamo storici da questo punto di vista. Diciamo che c'è stata anche un po' un'evoluzione negli anni per quanto riguarda l'appartenenza al Club Lions. In buona sostanza, noi siamo dei professionisti, per la maggior parte, delle persone che mettono a disposizione la propria professionalità, le proprie competenze e soprattutto il proprio tempo, che è la È risorsa la più cosa principale. preziosa che abbiamo, a favore degli altri, col concetto di donarsi agli In altri. questo sorta di spirito di servizio, ecco. Esatto, infatti il motto internazionale è sempre stato We serve, noi serviamo. Diciamo, ecco, come dicevo in precedenza, l'evoluzione nell'appartenenza a questa, diciamo, associazione è stata nel senso che l'associazionismo è cambiato, i tempi sono cambiati dal 1917. Oggi non è più una questione di status symbol, è anacronistico, non è più quello, ma è appunto una questione di stare nel sociale, è un'associazione nel sociale, di servizio. Ok, anzi colgo l'occasione per chi volesse, diciamo, approcciarsi a questo mondo affascinante, mi può contattare Ci sono delle tranquillamente. caratteristiche peculiari per cui bisogna avere delle note particolari per poter accedere, bisogna essere professionisti, bisogna avere delle cose Assolutamente più no, specifiche. assolutamente no, bisogna solo avere l'animus di donarsi, Ed il tempo, che è l'altra cosa più importante, insomma. perché questa è una cosa assolutamente, noi facciamo in spirito gratuito, senza nessuna apolitica, partitica, insomma, praticamente siamo nel sociale. We serve, noi serviamo gli altri. Ovviamente poi, come vedremo e come sappiamo, sull'isola vi interfacciate anche con altre realtà di associazioni su temi abbastanza importanti di cui parleremo poi tra E poco. infatti questa è un'altra caratteristica che è venuta a mutare, perché prima non era tanto così. Adesso invece, anche grazie alla spinta locale, abbiamo fatto parecchie cose insieme alle altre associazioni e ci siamo accorti che l'unione fa la forza in tutti i sensi. Siamo Infatti. molto più incisivi da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'anno sociale, Diciamo, ecco, l'anno sociale mi pare che tu sei in scadenza, mi pare, no? sì, Se, perché l'anno sociale perché. nostro è giugno-giugno, e mi sono insediato a giugno dell'anno scorso e finirò a giugno di quest'anno. E vabbè, poi ci sarà il mio successore al quale io darò il testimone, che naturalmente proseguirà quello che noi stiamo facendo. Diciamo che per quanto riguarda quest'anno specifico sociale, l'anno sociale 2016-2017 è incentrato sul centenario, sulle celebrazioni del centenario, perché come ho detto, Lions International fu fondato nel 1917, quindi quest'anno ricorre il centenario. Allora, la sede centrale ha individuato quattro grosse aree che ogni club deve presidiare e deve fare i cosiddetti service, noi li chiamiamo, cioè delle attività, dei convegni, delle donazioni, eccetera. E i temi di quest'anno erano giovani, vista, che è un tema anche classico nostro, alleviare la fame, gli sprechi alimentari e l'ambiente. Da questo punto di vista noi ci siamo mossi in quest'anno sociale e abbiamo fatto, per quanto riguarda i giovani, il 10 novembre, abbiamo fatto, anche testimoniato da voi, di cui vi ringrazio naturalmente, il poster per la pace, se ricordi, Come no? ed è fu una bella iniziativa. Abbiamo coinvolto le scuole medie di Barano e di Ischia, in cui i giovani dovevano fare appunto un disegno che rappresentasse la pace,
il loro concetto della pace. Io poi ho voluto anche abbinarci un progetto di inclusione, perché ho fatto partecipare anche i diversamente abili dei due istituti, in un momento molto bello, onestamente, perché poi la premiazione, io ho voluto che fosse tutti assieme, non una parte, insomma, loro un'unica realtà, premiati insieme agli altri, un'unica realtà, con una medaglia al valore, perché loro sono stati più bravi. Ok, va bene. Ok, per quanto riguarda la vista, stiamo facendo stiamo contattando le presidi per quanto riguarda le scuole materne, perché faremo una screening per la miopia, per l'occhio pigro, che è una cosa bella, che si fa addirittura a tenerissima età, dicevi, con i bambini piccoli. L'ambliopia va vista in 3-4 anni, perché in quell'età può essere curata al meglio. Scoperta a quell'età si può correggere, in effetti. Esattamente. Per quanto riguarda la fame, quindi gli sprechi alimentari, anche lì siamo è un prossimo appuntamento che faremo un service per quanto riguarda gli sprechi alimentari, la legge GAD che è stata recentemente approvata per gli sprechi alimentari. Il service sull'ambiente lo faremo prossimamente a maggio, poi ti darò conto della data. Per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia dell'ambiente a Ischia, terrestre e marino, che è un altro bel... un argomento di cui tanto si parla, molti ne parlano, tante sono state le ipotesi di soluzione, ma intanto il problema resta. Giusto, però bisogna parlarne. Per farla sintetica, insomma. Bisogna parlarne e bisogna sensibilizzare. E infatti, da questo punto di vista, il modus operandi che ci siamo dati, come anche Lions in campagna in generale, ma in campagna in particolare, è di attivarsi con la cittadinanza attiva, con questa famosa legge che riprende l'articolo 118 sulla sussidiarietà orizzontale, cioè laddove per mancanza di risorse, di tempo, le istituzioni non tocchino determinati punti, le associazioni, i liberi cittadini possono sostituirsi per argomenti di interesse comune, e le istituzioni devono sostenere le associazioni che fanno. Beh, sull'isola d'Ischia avere a che fare con 6 amministrazioni, io non so se per voi è stata vita facile, no, per il passato, o lo sarà anche per il futuro. No, diciamo riuscire no. A mettere insieme le 6 teste mi sembra un po' complessa la cosa, su queste come in tutte le altre dinamiche e circostanze, no? Diciamo di no, però comunque in ogni caso abbiamo riscontrato una sensibilità ad ogni modo importante, almeno al dialogo, almeno all'impegno. E infatti, se ne vogliamo parlare, il grosso progetto che stiamo portando avanti insieme alle altre associazioni è questo service che si chiama Io sono Filippo. Questo è importantissimo, infatti noi lo stiamo seguendo con grande interesse, proprio perché diciamo che l'abbattimento delle barriere architettoniche è di primaria importanza, proprio per evitare che ci siano disparità tra persone, quindi le strade, le strutture devono essere fruibili a tutti. Se poi ci sono le leggi che agevolano e consentono questo tipo di situazione, allora perché non approfittarne? Guarda caso, la politica deve essere sempre compulsata dal cittadino, dall'associazione, siamo sempre là, no? Va bene, ok, diciamo però la cittadinanza attiva, questo metodo ci aiuta e noi l'abbiamo fatto, e noi assieme a, noi ci siamo stretti, grazie anche all'impulso del Rotary Ischia, del presidente Lupoli, della WILDM, Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare, del professor Brischetto, ci siamo stretti attorno a lui e abbiamo iniziato insieme anche a altre associazioni, ci sono gli architetti, il PIDA, gli architetti isolani, anche tutte le altre associazioni di volontariato, abbiamo iniziato questo percorso. Questo è un percorso importante perché è molto ben strutturato, cioè abbiamo bene in mente cosa fare, dove andare e anche per il prosieguo, e infatti già da 2 anni sta in piedi questa con varie e determinate scadenze che noi non lasciamo passare. Che non sono soltanto le manifestazioni, come è stata fatta l'anno scorso, voglio dire, anche in maniera evidente, cioè per dimostrare che il problema c'è. Certo, anche quello bisogna vedere, che la carrozzina in certi punti, su certi marciapiedi non passa, su certe scale non sale, sugli autobus non riesce ad arrivare. Non è soltanto la dimostrazione, ma anche la ricerca e la proposta della soluzione. E infatti, e qui ci si ricollega ai piani PEBA, che sono i famosi PEBA dell'eliminazione delle barriere architettoniche, che è una legge dell'86, ma che fatica a trovare spazio. Poi chiaramente in un ambiente come Ischia, se vogliamo, grande ma piccolo, ci sono anche delle difficoltà di sorta. Noi ci rendiamo conto che le amministrazioni giustamente devono tener conto di tante variabili, per cui alcune barriere
realmente non possono essere abbattute, però comunque anche per quello c'è una soluzione. L'importante è, ecco, che il PIDA, cioè gli architetti, hanno lavorato bene, hanno fatto una mappatura, e la mappatura è un po' veramente avvilente, perché gli esercizi commerciali, gli alberghi, le strade, insomma siamo abbastanza carenti. Noi poi in particolare abbiamo voluto abbinare l'eliminazione delle barriere architettoniche, che è una cosa fisica, anche al turismo accessibile, che è ovviamente il nostro pane quotidiano per l'isola nostra, perché chiaramente si apre un mercato. Se noi riusciamo a rendere accessibile Ischia per il turismo delle persone meno fortunate, noi abbiamo veramente fatto una bellissima cosa. E, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, già a partire dai natanti, cioè già dalle scale, il traghetto che è inaccessibile, ecco, dalla carrozzina, bisognerebbe, ecco, appunto, una sensibilità diversa. Su qualcuno l'ascensore c'è. Esatto. Su qualcuno bisogna fare pari. Bisogna andare a scelta di qual è il mezzo che... E quindi da questo punto di vista noi stiamo portando avanti diverse attività, e comunque questo ha portato dei risultati. Qualche comune ha risposto. Esatto, i comuni hanno risposto, ha risposto per primo l'Accameno, che ha fatto la delibera. Che cosa deve dire questa delibera? Cosa serve la delibera del comune? La delibera è come se uno costruisse una bella porta, bella, fatta per bene, intarsiata, ma non ci mettesse la maniglia. Se non ci metti la maniglia, nessuno può aprire quella porta. Certo. La delibera serve a quello. Poi chiaramente c'è tutto un prosieguo, c'è l'impegno di spesa. Ok, va bene, questo poi ogni singola amministrazione dovrà farlo. Però se non c'è la delibera, non si può fare nessuno. Quindi nella delibera cosa si dice? Che bisogna abbattere le barriere architettoniche, sia il pubblico che il privato? Ci si ricollega ai piani PEBA, naturalmente, eliminazione delle barriere architettoniche. E l'Accameno ha risposto, ha fatto la delibera, e tra l'altro, essendo più avanti, noi ci vedremo a breve anche con a Villa Arbusto, poi ti darò conto anche di questo, per testimoniare l'inizio di un qualcosa, diciamo, poi vedremo cosa. Altri comuni hanno risposto, ha risposto Procida, approvato, Ischia, approvato. Serrata Fontana mi sembra che abbia fatto solo una prima parte relativa all'internazionalità, poi deve collegarsi anche... Io colgo anche l'occasione per sollecitare di nuovo, sì, pungolare le amministrazioni, perché, ripeto, una porta senza maniglia non si può aprire, bisogna metterci la maniglia. Questo è una cosa fattibile. Ho visto che vi siete dati molto alle scuole. Io ho partecipato di recente a quell'incontro lì al Mattei, ecco, con l'architetto che dialogava con i ragazzi. Anche lì è importante, ecco, questo rapporto con i giovani per far veicolare questo tipo di situazioni. Sì, l'idea era quella anzitutto di confrontarsi con la nuova generazione, perché se non c'è un criterio che si deve stabilire in testa, chi verrà dopo di noi comunque non la va in testa che bisogna agire su questa strada, da un lato. Dall'altro, loro sono i geometri, quindi probabilmente i futuri architetti o i futuri coloro che dovranno applicare queste cose, quindi è bene dargli subito, diciamo, una formazione anche in questo senso qua. Quindi l'importanza è proprio quella di incominciare a dialogare con la base, insomma. Esattamente, però senza dimenticare che noi abbiamo urgenza di fare adesso delle cose, perché adesso è bene per tutti, ora. Dicevi che ci sono alcuni comuni che hanno già aderito, altri che sono un po' meno pronti, sono stati meno reattivi rispetto alle vostre sollecitazioni. Speriamo che possano aggiungersi al coro degli altri, perché abbiamo detto l'Accameno ha iniziato, poi c'è stato Ischia, hai detto Procida, Serrara che sta provvedendo, mancano a conti fatti Barano e Forio. Però noi siamo fiduciosi, diciamo, le amministrazioni, abbiamo degli ottimi dialoghi, abbiamo anche dei nostri soci addirittura all'interno, quindi da questo punto di vista non ci preoccupa che non si farà nulla, siamo fiduciosi, ci vuole il tempo che ci vuole, però noi siamo qui a fare, come dire, a pungolare, a fare attività, perché altrimenti la cosa poi muore e non è il caso. Quindi dicevamo prima, siamo prossimi al passaggio del testimone, tra un po' ci sarà un nuovo presidente, sì, che però ovviamente continuerà sulla scia delle cose che già sono state avviate, che sono in corso d'opera, tipo sì, questa delle barriere architettoniche, no? Assolutamente sì, cioè, questa è una cosa che, ripeto, è cominciata l'anno scorso, è continuata quest'anno e naturalmente continuerà negli anni a seguire. Quindi con chi mi succederà? Perché anche tu hai ricevuto il testimone da chi ti ha preceduto. Esatto, per quanto riguardava Io sono Filippo. Esatto, esattamente, dal presidente Camillo Iacono. E quindi da questo punto di vista noi
appoggiamo, diamo come dire, il nostro appoggio continuativo su questo punto qua. Soprattutto con il professor Breschetto che spende la vita per questo tipo di situazione. Ci siamo stretti attorno a lui e lo supporteremo su ogni sua iniziativa da questo punto di vista. Altre iniziative che non siano proprio queste nello specifico ce ne sono in cantiere o è ancora presto per poterne parlare? Diciamo, toccherà al futuro presidente? Diciamo che la programmazione, almeno per quanto riguarda il mio anno, finirà con questo service sull'ambiente che faremo e quello sugli sprechi alimentari. Poi il nuovo presidente a giugno, a luglio, presenterà il suo programma, che però più o meno credo che sarà in linea con il mio, più o meno. Ritorniamo un attimo su questa questione dell'ambiente, perché dai ischitani, dai isolani bisogna dire qualcosa in più, secondo me. No? Tu come lo vedi questo nostro territorio? Che cosa si può fare di urgente? Che possa... Noi abbiamo sempre parlato di depurazione, abbiamo sempre parlato di cose che mancano, di mare che non viene tutelato. Posso dire, io sembro giovane, ma non lo sono. Io, insomma, sono sotto la cinquantina. Devo dire che in tutti questi anni, anche dal presidente Lyons, cioè da cittadino, ho vissuto anche un impoverimento, diciamo, abbastanza preoccupante. Io non ho mai sentito, quando ero piccolo, di frane, di, insomma, addirittura che si perde la vita, eccetera. In questi giorni ricorre l'undicesimo anniversario di Montevezzi, tanto per dirne una. Esatto, io non mi ricordo mai, quando ero piccolo, che il mare era sporco, francamente, se non poche cose, ma adesso sembra quasi un ternallotto trovare il mare pulito. Ecco, questo è una cosa per noi, direi, abbastanza grave, perché se poi noi non salvaguardiamo quello che è il nostro, come dire, vestito, allora chi viene da noi, i turisti, e poi dopo non gli piace più il vestito e va ad altre parti. E poi non ci lamentiamo che non abbiamo turisti, insomma, che c'è il calo delle presenze sul nostro territorio. Diciamo, va di pari passo, perché poi alla fine solo alcuni vengono per venire, per farsi la vacanza, eccetera. Molti ci tengono, le notano queste cose, se possono cambiare, cambiano. Interessante anche la cosa che dicevi prima, sempre sull'ambito turistico, il fatto di poter aprire anche un nuovo versante sulla questione delle barriere architettoniche, perché se c'è qualche disabile che sa che ad Ischia non ci sono barriere architettoniche, è chiaro che è più invogliato, esatto, a venire sul nostro territorio. Anche come pubblicità, il turismo accessibile di cui parlavo prima si occuperà anche di veicolare la pubblicità, se però si farà. Noi per esempio su questo punto di vista abbiamo fatto il 10 settembre una manifestazione a Sant'Angelo, molto bella tra l'altro, in cui abbiamo noi come Lions e Rotary donato alla WILDM, una sedia speciale, una sedia particolare. Quella per fare il bagno? Esatto, la sedia si chiama Job, particolare, che serve per permettere diversamente apri di farsi, di andare in acqua. E quindi, anche perché, se vogliamo, stiamo sempre lì con il fatto della porta della maniglia, se c'è anche una discesa a mare, se laddove ci sia nei lidi una discesa a mare fatta per bene, se c'è anche il bagno dei disabili, però poi manca, voglio dire, lo strumento per poter farsi il bagno, allora il disabile deve essere per forza portato a braccio, voglio dire. Invece con questa sede, e noi siamo, la riproporremo, stiamo sensibilizzando più o meno, non dico ogni lido averne una, che sarebbe il massimo, però almeno, diciamo, si consorziano, insomma, due o tre di loro, insomma, alla fine si può fare, perché poi la sedia non costa tanto, è un buon investimento ed è un buon servizio. Voi sareste disponibili ad intervenire in questo senso? Vabbè, siamo già intervenuti, abbiamo già donato, quindi diciamo da questo punto di vista noi possiamo mettere tutte le nostre energie e risorse a disposizione della cittadinanza, sempre come dicevamo prima, noi serviamo, quindi esatto, al servizio del cittadino, una situazione di servizio. Senti, in conclusione, se possiamo dire, ecco, una tua impressione personale, questo tuo anno di attività, come e in che cosa ti ha arricchito personalmente? Allora, io faccio parte dell'organizzazione dal 2007, ho ricoperto vari ruoli, questo è il primo anno di presidenza. Devo dire la verità, con mille difficoltà, perché quel tempo è quello che è, io tra la famiglia, la professione, insomma, vabbè. Però comunque devo dire la verità, essere venuti a contatto in prima battuta col sociale è una cosa che ti cambia dentro, perché poi tu non è come se tu non puoi nasconderti. Tante persone magari cercano di nascondersi, vabbè, sì, sta così, però io non posso farci nulla. No, quando si è in prima battuta
a occuparsi del sociale, non puoi nasconderti e questo ti arricchisce perché sei costretto a spenderti, a metterti in campo, a mettersi in campo e a donarsi, che è la cosa più bella. Dopo che ti sei donato, dopo... ti sei arricchito, sì, praticamente. Hai dato, però hai ricevuto anche, in termini di soddisfazione, anche di arricchimento personale. Già il sorriso di quei bambini che venivano a prendersi il premio, per me è valso l'intero anno sociale. Bene, chiudiamo qui questa nostra chiacchierata fugacissima in studio con il presidente Lions dell'Isola d'Ischia, Francesco Gallitelli. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Vi ringrazio per averci seguito. Buona serata e ci vediamo al prossimo appuntamento.